tra l'altro, il fatto che mio suocero Giuseppe Navone avesse piacere di raccontarsi, a parte che avevamo un ottimo rapporto, altrimenti non avrei scritto il libro, c'era una grandissima fiducia, e poi soprattutto aveva iniziato a scrivere la sua autobiografia. Per cui perché quando una persona ha lasciato dietro di sé un carico di esperienze che si fondano sui valori, sull'onore e sulla dignità, io credo che sia un bel potenziale e un grande bagaglio di cui tutti dovremmo dotarci. Ma questo perché Giuseppe Navone è stato prima di tutto padre di se stesso. Ha imparato passo dopo passo a capire come affrontare quello che la vita gli poneva davanti e non ha mai dimenticato di fare un'affermazione. Io sono un uomo molto fortunato e proprio per questo devo darmi da fare più degli altri perché me la devo meritare questa fortuna. E dire oggi soprattutto alle persone parlare di questi argomenti sembra quasi fantascienza. Invece no, sono cose che abbiamo vissuto, ho vissuto veramente, perché io sono la voce narrante di esperienze, non ho raccontato una storia inventata. Quindi questo bagaglio credo che più che mai oggi sia necessario per farci credere ancora e per far rinascere quella speranza che ci manca.